La Juve tutta nuova di Thiago Motta. Questa sera sono riuscito ad intravedere il gioco che ci ha fatto osservare l'altro anno il tecnico con il Bologna, sua ex squadra, e devo dire che anche se contro il Como, neopromossa e quindi magari ancora un po' inesperta, ho potuto osservare gli stessi schemi tattici, o quasi, insomma, perché siamo ancora agli inizi del Bologna, che è riuscita a fare l'impresa ad entrare in Champions League a discapito anche della mia Roma. Adesso parleremo della partita che ancora è in atto, mancano pochi minuti al termine della gara. Ildiz prova a fare un euro gol. Arena Juventus Como 2-0, è stato annullato anche una rete a Vlahovic. Ancora non ho capito bene come sia stato possibile annullare un gol del genere, non lo so, bisognerà vedere bene al VAR. Ho visto adesso pochi minuti fa un pezzo di braccio, non lo so, adesso il VAR proprio va a guardare il millimetro, però è giusto che sia così, sia nel bene che nel male. Ma intanto un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli, che vi invita a supportare questo video con un like, con un mi piace e ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ho anche un secondo canale che tratta di calcio, Caffarelli Solo Calcio, ti lascio qua sotto il link in descrizione. Ho anche profili TikTok e Instagram, se vuoi lasciarmi un saluto sei il benvenuto o la benvenuta. Del Como possiamo dire che all'inizio mi è piaciuta la sua sfrontatezza, così si può dire, no? La sua sfacciataggine, magari ho sbagliato tutti i termini, però mi avete capito. Fabregas dava indicazioni, era inviperito, diceva a tutti come doveva fare. Mi sembrava Lele Adani quando diceva facciamo calcio, facciamo calcio. E Fabregas dava indicazioni a tutti, poi è arrivato il gol di Mangula. Non lo so, ragazzi, come si chiama esattamente, io non lo conoscevo neanche, ed è una sorpresa di questa Juventus, che è stata cambiata radicalmente, è rimasto soltanto Vlahovic, ma tutti i calciatori nuovi. Vedo Savona, vedo Ildiz con la maglia numero 10, gli hanno consegnato le chiavi della Juventus a Ildiz, a questo futuro talento, futuro fenomeno, non lo so, però ha tutte le caratteristiche per diventarlo. Poi oggi è andato al gol anche Weah, l'altro anno è stato un po' in sordina questo giocatore dal padre fenomenale, famoso, Giorgio Weah, ve lo ricordate tutti, no? Ha azzerato tutto Thiago Motta, ha azzerato tutto, ha schierato tutti i giocatori nuovi di pacca, ha esordito anche Douglas Luiz, adesso è entrato nel secondo tempo, giusto Locatelli, questi calciatori qua che già c'erano la passata stagione. Ma a me ha fatto un'impressione questo Mangula, e gol, 3-0, 3-0 della Juve, 3-0 di Cambiaso, grandissimo gol, ragazzi, di Cambiaso a fil di palo. Ragazzi, che Juve, è ancora in cantiere la Juve, dobbiamo dirla, dobbiamo dirla tutta, stanno aspettando ancora Kop Meiners, ecco, di vecchi vedo ancora Gatti, ma Cambiaso stesso, però sto notando una Juve esattamente opposta a quella di Allegri. In precampionato, devo essere sincero, l'ho vista soltanto una volta e non mi era piaciuta, e invece oggi ho potuto osservare buone transizioni di gioco, buoni schemi, un buon schema tattico, e i calciatori molto motivati, e dobbiamo dire che molti sono fuori rosa, si è preso questa responsabilità Thiago Motta di
accompagnare alla porta calciatori come Chiesa, come Szczęsny, come Milik, come aiutatemi voi, ci sono anche McKennie se non sbaglio, ma ce ne sono anche altri, ha voluto dare una sterzata a questa Juventus, cambiarla proprio dal giorno e la notte e vedere se può dare il suo contributo a migliorare una squadra che punterà, non so se già da quest'anno allo scudetto, però magari ai vertici della classifica. Il combo, come ho detto, mi è piaciuto molto nell'interpretazione iniziale della partita. Gli mancava Varane, che è il difensore più importante di questa squadra, almeno dal punto di vista del nome. Sappiamo tutti chi è questo calciatore e con chi ha giocato. Poi ho visto bene Strefezza e Cutrone. Logicamente parliamo di una squadra che è la prima partita, è all'esordio di questa Serie A, deve fare esperienza, deve fare minutaggio e quindi avrà molte altre occasioni per potersi fare notare. E sappiamo anche che la società del Como è una proprietà ricca, una proprietà che ha molti soldi da poter impiegare sul calciomercato. Vedremo come andrà a finire, perché l'ultima data buona, se non erro, è il 31 agosto o il 1 settembre, quindi il Como potrà rinforzarsi ancora di più. Ma io credo che con questo organico possa, non dico tranquillamente, ma salvarsi anche prima della fine del campionato, perché ha un organico molto buono e Belotti potrà dire la sua là davanti, segnando i gol per la salvezza. Però certo, contro la Juventus ci sono due o tre categorie di differenza, soprattutto affrontando la gara a viso aperto. C'è da dire che il Como non ha fatto le barricate, non si è messo col pullman davanti alla porta, ha giocato, come ho detto all'inizio, mamma mia, Douglas Luiz a momenti segnava il 4-0 con Pepe Reina, che non si arrende mai. Quant'anni c'ha Pepe Reina? C'è l'età mia, eppure senza capelli, alla boscia come il sottoscritto, come Enrico Caffarelli. Quanti anni c'ha Pepe Reina? Ce n'ha minimo 36, 37 anni c'ha. Ecco, anche con Cabal, nuovo arrivo, quindi una Juventus che è ancora un cantiere aperto, però diciamo un cantiere buono, un lavoro in corso. 40, 41 anni, infatti Pepe Reina è una vita che c'è, diciamo che è mio coetaneo Pepe Reina, però è un portiere d'esperienza che magari può dare il suo contributo a questi giovani ragazzi del Como che affrontano la Serie A per la prima volta, e quindi l'esperienza di questo calciatore può essere utile alla causa Como. La Juve bene, bene quasi tutti, anzi tutti possiamo dire. Però questo Mangula o Bangula, come dir si voglia, mi ha letteralmente stupito positivamente. Non lo conoscevo. È un calciatore che, se non erro, arriva dalla next gen della società bianconera. E questa next gen sta sfornando calciatori a non finire. Ricordiamoci tutti Sulé, il nostro Sulé, che è uno dei migliori della Roma. Speriamo che giochi insieme a Dybala e non vada via l'asso argentino, rimanga a Roma. Poi anche Huijsen, ancora avanti a Vlahovic. No, che cosa si è mangiato Vlahovic? Ah, era fuori gioco. Si era mangiato un gol incredibile, ha tirato addosso a Pepe Reina, ma era fuori gioco. Ha preso oggi pali, traverse, Vlahovic non è riuscito a segnare.
se lo meritava il gol, devo dire, Vlahovic, eh? Però non è arrivato. È finita, sto vedendo che prega Bangula, sta facendo la preghiera, così, si è messo così Bangula. È finita, quanto è finita? 3-0 per la Juventus, se non mi ricordo, tutti questi gol annullati, questi gol mangiati, giocato benissimo la Juventus, direi un punteggio più che meritato, e Mangula, come dir si voglia, migliore in campo in assoluto. Voglio il tuo commento qua sotto, cosa ne pensi della partita, oltre che a un bel like e ad una iscrizione. Ciao a tutti da Enrico Caffarelli.